Coppa Italia Online 2022, quarto turno, incontro tra Cagliari e Tori Seduti. Gioco con Meo Migliore. Ok, si parte. 2-1 per lui. Cinque due. Ok, forse ce la facciamo. Questo 5-1 che ha giocato non mi ha convinto tantissimo. 4 e 2, colpiamo ancora. Lui ha 4 pedine indietro, io sono parecchio avanti in corsa. Sei cinque, diciamo che veniamo avanti. Ok, qui si ancora. Sei cinque, secondo me devo colpire due pedine. Non vedo molto altro. Devo sperare che non tiri un 1, non tira l'1. 40 pip di vantaggio. Potrei anche cubare. Aspettiamo un po'. Doppio 2, ottimo. Allora, colpire non mi interessa tantissimo, giochiamo questa e questa. Cinque, quattro. Cinque e quattro. Sei due. Allora potrei. Ma io gioco questa e questa. Ha molti blot in giro. 6-3, però fa un buon tiro perché colpisce. No, colpisce dal 16 e fa casa 5. Questa mi sembra molto strana. Doppio 4, direi che è molto buona. Qui dobbiamo sicuramente coprire e poi giocherei questa. 5-4. Questo potrebbe essere un double.
Direi di sì. Allora, 6 e 2. Quattro tre, qui potrei scappare, però no, facciamo casa. Devo sperare che non faccia un'altra casa. Aia, doppio quattro. Ma io farei casa tre e casa due. Quattro e uno. Tra un po' dovrebbe abbandonare l'ancora, doppio 2, ottimo. Dobbiamo giocare questa. Quattro direi questa sicuramente. E questa. Accidenti, ha potuto mantenere le due ancore. Quindi servirebbe un 4-5, 6-5 non è buona. Devo giocare 6 e 5. 6-5 fa casa 6, importante, però deve abbandonare l'ancora sul 16. Ho già pensato un minuto e mezzo, è tanto. 6-3. Qui devo giocare questa e questa, non c'è storia. Doppio 1, non riesce a scavalcare, qui potrei colpire, speriamo. Sei cinque. Allora, il 6 non lo posso giocare. Posso giocare il 5 e quella sono a colpo doppio, devo fare questa. Qui potrebbe ricubare. Mi colpisce, maledizione. Qui se ricuba devo ovviamente passare. Due zero per lui, pensato un minuto e mezzo. Sei quattro mi colpisce. Sperare di ancorarmi. 4 e 2 ricolpisco. Qui gli conviene fare casa 11.
6-3. Posso fare l'ancora o fare casa 5. Preferisco fare casa 5. Fa casa 5 anche lui. Beh, non c'è dubbio. Io devo ancorarmi. Sei 5. Facciamo l'ancora avanzata. Due uno si ancora sul 22. Butterfly anchor. Oppure può colpire, ma non mi sembra granché. Sei 4. Posso fare casa in testa, casa 2, oppure scappare. Io faccio casa in testa. Mi colpisce, stavolta deve colpire, però io ho la casa più forte. Doppio 2, eccezionale. Qui si ancora, ma io cubo. Direi che è un pass abbastanza netto. Ho 33 pip di vantaggio, lui ha una pedina sul bar. Ok, 4-1. E dobbiamo fare casa. Aia, doppio 5. Doppio 1, danzo. Questo direi che è un double. Devo accettare. No, mi sembra troppo pericoloso. Troppe pedine in zona d'attacco, siamo 3-1 per lui. Altro doppio 5, maledizione. Questo non penso che sia un double su questo punteggio, comunque sicuramente un take.
Devo sperare di ancorarmi. No, danzo, maledizione. Mi colpisce. Mi serve il 5. Niente. Qui sono in grosse difficoltà. Devo colpire. Lui chiaramente col Gammon vincerebbe il match. Allora, qui posso colpire sul 17. Sì, direi che devo colpire qui. Anche se non so, quell'ancora era molto importante. Lo chiamo safe. O colpiamo due pedine. No, gioco safe. Aia fa chiude casa 5 o si ancora sul 20. Non ho una bella posizione. Qui direi 11-7. Questa non la capisco. 5-4. Allora, il 5 è questo, il 4 posso giocare o 8-4 o colpire. Preferisco colpire. Per fortuna non mi ricolpisce. Sono indietro in corsa, ho una struttura peggiore, la sua casa è molto più forte. 5-3. E qui direi che devo fare casa in testa. Non ho altre possibilità migliori. Non tira il 2, per fortuna. Io creo i bar 24 e 11-7. 4-3. Allora, il 4 devo coprire, il 3 potrei giocare 6-3 che però è proprio triste, oppure 8-5. Secondo me devo giocare 8-5. Sperando che non tiri il 4, tira il 4, maledizione. Qui mi serve un 6 o un 4. No, doppio 5. Qui sono in grosse difficoltà. Fa casa 7. Sono parecchio in ritardo in corsa. Sì,
Mi serve il 4, doppio 4, ottimo. Allora, sicuramente devo colpire quest'altra. E poi, secondo me, devo fare due case qui. Sì, rientra subito, maledizione. Qui devo ricubare. Way too good. Secondo me è too good. 6-2, tiro schifoso. Chiaramente devo colpire, non ho altre possibilità. Doppio 1, maledizione, colpisce due pedine. Devo sperare di ancorarmi subito sul 4. Niente. Qui è un disastro completo. 3-1, pick and pass. Mi ancoro. Eccezionale. Però colpisce l'altra pedina. Mi serve subito un 4 o un 6. Devo sperare che non chiuda a casa 6, sarebbe un disastro. Però io ho una bella casa, se riesco a rientrare presto, lui ha una marea di blot in giro. Niente, continua a danzare. 3-1 chiude casa 6, maledizione. Non si accorge che può chiudere casa 6. No, io continuo a danzare. Bene, è possibile. Questa volta chiude casa 6, non può non accorgersene. Mi serve un 4 subito. Adesso se tiro un 4 la partita si riapre. Niente, perché se tiro il 4 lui ha problemi a rientrare con l'ultima pedina. Niente, che roba. Deve venire avanti, sta rischiando solo sul doppio 4. Niente, continuo a danzare. Qui rischio fortemente il gammon. Fortuna tira un doppio 3, per cui non può portare avanti la pedina. Qui mi serve un 4-3 o 6-1, 6-3.
Allora, qui no, non devo cubare perché 5-2 ancora danzo. Ma non è possibile. Il gammon è quasi sicuro. Non vedo come potrei evitarlo. Doppio 1. L'unica speranza è il doppio 6. No, 2-1. Ormai probabilmente non è sufficiente neanche il doppio 6. Vabbè.